Turchia, ubriaco si unisce alle ricerche per la sua scomparsa senza rendersi conto che la persona cercata era lui. No, questa è bellissima. Sto cinquantenne ha trascorso ore a cercare se stesso con autorità e volontari. Poi c'è stato proprio un momento in cui è passata a sbronza, ha detto: fermi tutti, mi sono trovato. Tranquilli ragazzi, potete tornare a casa, è stato un piacere collaborare con voi. E dai, e dai, e dai. Benvenuti in questo nuovissimo video dal vostro Pippo Calippo, il burino più grigio del web. Oggi torniamo con un video dedicato alle notizie più assurde e anche un po' sgrammaticate, italiane ma non solo. Ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale, se ancora non siete iscritti attivate la campanellina delle notifiche. Adesso, gioco erotico finisce male, 29enne in ospedale con 15 uova nel retto. Dopo aver bollito 15 uova le ha sbucciate e inserite nel retto. E infatti all'ospedale gli hanno chiesto: come va di corpo? Bene, cacosodo. Terni condisce la pasta con olio motore, grave un cinquantenne. Ma che davvero? Terni finisce la bottiglia d'olio vegetale e decide di usare quello chimico per i motori. Oh, doveva condire la pasta all'olio in cucina, non zaranongia. Anche dopo fare una fritturina, pia l'olio da motore, no? È sempre olio, no? Mortacci tua. Ancona, il marito gira talmente tanto per parcheggiare che la moglie ne denuncia la scomparsa. Ammazza, perché ancora non sono abituati, perché qua a Roma è la norma. Tuo marito proprio lo puoi dare per morto qua. Capirai quanto ci avrà messo, una mezz'oretta, qua è normale. Urinano nei cortili, scacciati dai portinai con il soffiatore d'aria. Abitanti di Via Siago furiosi con i fan di Fiorello. Vabbè, questa era la notizia un po' vecchiotta, quando Fiorello ancora faceva il programma in Via Siago. E quindi i fan pisciavano nei cortili. Vabbè, poracci, dovranno non lo fare. Però potevate anche mettere dei bagni chimici. Ma la cosa che mi fa più ridere è che vengono scacciati col soffiatore d'aria. Soffiatore d'aria, magari pure col sifone dell'acqua. Manco fossero piccioni. Vallecco denuncia i poliziotti di averlo malmenato. Finisce per picchiare i carabinieri. C'è un problemino che le forze dell'ordine, me sa, eh. Poi sono arrivati i vigili e ha minato pure quelli. Gatto passeggero abusivo fa ritardare il treno di 30 secondi. In Giappone diventa un caso. Beh, in Italia sarebbe diventato ministro dei trasporti. Il gatto parto. Frega in cimitero, si stacca una lapide e le crolla in testa. E beh, qua come dire, c'è sta proprio la mano divina. Anzi, proprio la manata divina. Ci può stare tranquilli un attimo. La professoressa di Chioggia destituita perché assente 20 anni su 24. Ricostruirò la verità, ma ora sono al mare. Ma pare giusto. C'ha la faccia rilassata, eh. Certo, 20 anni su 24 sono un po' pochini, eh. Però a scuola se ne sono accorti un pochino tardi, eh. A sta scuola non gli sfugge nulla, eh. I complottisti. Dalle campagne no euro a quelle no vax, fino al negazionismo climatico. Gli antisistema uniti da una nuova causa. Non fa così caldo. Beh, insomma, io quest'estate stavo proprio a schiumare. Sto boccoggiava. Mo per dire che non ha fatto poi così caldo, ci vuole proprio la faccia come il culo. Un carabiniere fa sesso in caserma e si segna un'ora di straordinario. Vabbè, cosa va a parlare del genio? Fa sesso in caserma con una donna conosciuta poco prima in un bar e si segna pure lo straordinario. È successo lo scorso 11 gennaio a Ravenna. Vabbè, giusto, pure quello è lavoro. Ma che ne sai, scusa, magari stava aiutando la signora, però cose che non possiamo sapere. Troppe bestemmie, il parroco veronese chiude il campetto dell'oratorio. Vabbè, mi pare giusto, perché il calcetto è facile che te scappa, eh? C'hai ragione, era un continuo. Attenzione, gratta e vince 100.000 euro. Per festeggiare ne ho comprato un altro e ho vinto altri 300.000 euro. Megoglioni. Cioè, questo con due gratta e vinci porta a casa l'equivalente di 400.000 euro. Muso da culo! No, ma davvero, eh? Poliziotto si assenta dal lavoro per 540 giorni. Diceva di essere in malattia, ma faceva gare di nuoto. È incredibile. Un ispettore di polizia di 57 anni è stato condannato per aver truffato lo Stato. Ci credo. Si è assentato per 540 giorni in 4 anni dal lavoro chiedendo malattia o congedo che in realtà utilizzava per partecipare a gare di nuoto. Vabbè, oh, le passioni sono passioni. Biancaneve e i sette nani senza nani. La rivoluzione Disney per rispettare tutti e non offendere nessuno. Comunque stanno a rovinare tutte le favole. Cioè, praticamente al posto dei sette nani ci sono sette etnie differenti per non offendere la sensibilità di nessuna minoranza. Non ci sarà neanche il principe azzurro per una Biancaneve più moderna, pronta a cavarsela da sola. Posso dire una cosa? Ma vaffa...
culo. Ma perché dovete stravolgere così i classici? Cioè, noi ci siamo cresciuti con sti classici, pure io. Mi sembra che sono cresciuto bene. L'ombra alle spalle dell'influencer ha mostrato ai follower le generose dimensioni dei genitali del ragazzo, innescando una serie di commenti molto piccanti. TikToker fa il bagno nudo, ma la sua ombra lo tradisce. Ammazza che poi si è vista la terza gamba. Oh, ma che l'ha fatta apposta, eh? E vedi come si fa quando hai follower? Bisogna essere super dotati, senza essere volgari. Trapani fugge da arresti domiciliari. Meglio in carcere che mia moglie. Amico mio, ti capiamo. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Ha detto l'uomo ai carabinieri che per due volte in due giorni lo hanno sorpreso in giro per la città senza alcuna autorizzazione. Indagato per evasione, è stato rintracciato grazie al braccialetto elettronico. Ma molti preferiscono il carcere che la vita familiare. Ruba il cellulare da un negozio e poi lo nasconde nella vagina. Il famoso punto 5G. Cioè, sta cosa è allucinante. Pensa se il cellulare sta in modalità vibrazione. Oh, l'estate passata caldo record. L'esorcista assicura: dietro Caronte non c'è lo zampino di Satana. E chi l'ha mai detto? È Don Gianni Sini, sacerdote esorcista, che ha detto che le ondate di calore che stiamo sperimentando in questi giorni sono responsabilità esclusiva dell'uomo. Quindi tranquilli, Satana non c'entra niente. Non è che se l'ondata di caldo si chiama Caronte mo c'entra per forza Satana. Per favore, siamo noi. Questo nel dubbio è meglio specificarlo. È importante che lo specifichi uno che fa l'esorcismo. Forlì, donna al volante investe un palo a marcia avanti e il marito a marcia indietro. Ma come ha fatto? Cioè, questa praticamente non ne fa una giusta. Te ferma, via mia. Diventa teppista a 90 anni e riga le auto. Ma perché non si può diventare teppista a 90 anni? Ma chi ha detto? Oh? Dopo 90 anni di vita avrei accumulato un pochino di malcontento. E quindi a un certo punto si è sfogato. Dice, oh, tra un po' me ne andrò e fammi sfogare, no? Tanto in carcere non mi si mettono. Genova, sorpreso a rubare in 14 autogrill, si difende. Giusto rubare ad autostrade. Vabbè, questo la pensa così, si è giustificato così, è giusto per lui. Viva la libertà da panziero. E certo, 14 autogrill. Cioè, scusate, questo come è scritto è terribile. Guida l'automobile nonostante sia senza braccia. Scattano le manette. Ma come si fa a scrivere una cosa del genere? Spero che il giornalista sia radiato proprio dall'ordine. Cioè, ma voglio dire, questo articolo non ha letto nessuno prima. Oppure l'hanno scritto così proprio per fare click, che ne so. Giapponese aggredisce i vigili a colpi di karate. Ma che è un film di Tarantino? E quindi mi rivolgo ai vigili: imparate pure il karate, perché può succedere, non vi fate trovare impreparati. Non so mai. E poi qua sotto c'è scritto rubata statua in una chiesa, che non so se le due notizie sono correlate oppure no. Chi lo sa? Certo, il giapponese che ruba la statua in una chiesa. Però sarebbe un bel film. Diventa l'uomo più ricco del mondo per pochi secondi. PayPal gli aveva accreditato 92 quadrilioni di dollari per sbaglio. Bego io, tanta roba. Secondo le stime gli è stato consegnato più denaro di quello attualmente disponibile sull'intero pianeta. Eccolo qui, signori, questo è stato per un attimo l'uomo più ricco della storia. E dopo che ha visto la cifra gli è preso un coccolone, è morto. Gli hanno detto, risvegliati, perché se siamo sbagliati può capitare. Barbara D'Urso perde la causa contro Erfaina. La definì imbecille. Nel 2019 la conduttrice querelò l'influencer romano per diffamazione dopo alcuni video sui social. Ammazza, qua, la D'Urso non gliene va bene uno ormai. Cioè, figlia mia, vatta a fare una gita all'Lourdes, perché la terra è piatta e il sole le gira attorno. La tesi di laurea di una studentessa diventa un caso politico in Tunisia. Le leggi di Newton, Keplero e Einstein riscritte in un colpo. Cioè, ma voglio dire, a questa l'hanno fatta laureare, ma è davvero? Magari pure con bacio accademico. Ma perché gliel'hanno fatta scrivere? Bagnino trova una dentiera in mare. Il proprietario se la venga a prendere. Devi venire tu, amico mio, Il responsabile del servizio: non mi era mai capitato. Beh, certo, è più probabile trovare stronzi in mare che dentiere, però. Beh, siccome le dentiere sono super ricercate, ci sarà stata una fila d'anziani. È mia! E il bagnino: allora, signori, va provata. Forza, comincia tu, vai. A quello che mi sembra più calzante, sapia. Va bene per tutti? Abuso di alcol e stupefacenti. Maxi operazione. 13 parenti ritirate. Parenti, non patenti. Beh, perché giustamente uno dice: se fa abuso di alcol e stupefacenti è colpa della famiglia. Quindi non ritiriamo le patenti, ritiriamo direttamente i parenti. È colpa loro. Ore di paura per il sindaco. Ma che è successo? Il sindaco di Sirolo disperso al passo del lupo. Ritrovato dopo ore di ricerca.
perché? Cioè, il sindaco che si perde nel suo paese è surreale. Dovresti conoscere bene i tuoi luoghi. Manco le basi del mestiere dei ricordi. E andiamolo. Arriva il gelato gusto Selene, dedicato all'ex diva del porno. Sarà artigianale afrodisiaco. Da prendere tassativamente col cono, non con la coppetta. Attenzione, qualcuno ha cotto un uovo sul suolo rovente di Benevento. Ecco l'immagine. Inciviltà? Arte moderna? O semplice languorino? Sono le domande che si pone l'autore della foto, Ugo Iannotti. Allora, Ugo, te spiego. Semplicemente uno tornava dalla spesa, gli è caduto un uovo a terra e si è cotto col caldo. Non c'è bisogno di farci un articolo. Non è arte moderna. Stai tranquillo, ti sei fatto tutto un filmato mentale. Ugo, ti sei inventato sta cazzata solo per fare un articolo. E andiamo, no, è nuovo. Trebisacce, auto elettrica, si mette in moto da sola e finisce tra i bagnanti. Ammazza paura, ma che manco un Transformer? Bisogna stare attenti con sta tecnologia. Beh, quando arriveranno veramente i robot, ci sarà da ridere. Già cominciamo così. Bestemmia contro Ellen Slime sui social di Salvo Sottile. La leader del, se siamo capiti, le scuse del conduttore, grave svista. Sbagliato, non lo volevo dire. L'ho pensato, ma non lo volevo dire. Non trova la carta igienica e strappa dal muro quella da parati per pulirsi. Amico mio, sei un grande, io te devo dare la mano. Se quel rotolo di carta fosse stato messo a suo tempo e non per scattare le foto, forse non sarebbe successo. Sul web c'è chi lo difende, te difendo anch'io, tranquillo. C'hai ragione, voi mettiamola queste carte igieniche. Tante volte pure a me mi hanno fatto la sorpresa e non c'è stata. Bene ragazzi, per oggi è tutto. E a proposito di cessi, se volete ho fatto questo video sui peggiori bagni del mondo. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like per sostenermi. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi video. E vamo lì.